Namaste, io sono Ace Brain e bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Afterbirth. Sconfitta amara, sconfitta amarissima, Giuda. Vado per Giuda perché abbiamo già sconfitto Ashe, quindi non devo preoccuparmi e sto giro vediamo di fare qualcosa di decente. Iniziamo con Thunder Tides, che è comunque un HP in più, siamo lentissimi. Però adesso possiamo fare questo. Quindi già recuperarci un bel po' di cuori. E tra l'altro possiamo anche distruggere tutte queste anfore eventualmente. Tanto è tanta bella roba. Sono lentissimo. Ok, un bel po' di soldi. Sarà bello poter andare. Magari usiamo Belalio là, anche già che ci siamo. Sarà bello poter andare nel negozio allora. Come inizio? Non è niente male. Solo il penny mi dà. Non mi dà cuore, mi dà. Cosa mi dà? Grazie per avermi lanciato contro. E ho 42 monete al primo schema. Andiamo nel negozio. Che è qua. Nel negozio ci troviamo Diplopia. Lo sconto. Questo mi fa costare questo. Mi fa prendere questo. Però usiamo qua. Diplopia può raddoppiare un oggetto. Potrebbe esserci utile. Dovrei lasciare Belalial però per portarmelo dietro. Lo sto tenendo giusto per poterlo comprare magari per raddoppiare. Se troviamo tipo un pentagramma, possiamo raddoppiare il pentagramma e prenderlo due volte. Ok, grazie. Ho anche raddoppiare questo. Questo è Gemini. Possiamo farci due Gemini? Finiamo prima al piano. E vediamo se ne vale la pena farsi due Gemini oppure farsi due. Magari possiamo anche raddoppiarci gli HP. Cioè, prendere due HP in più. Non si sa mai. Andiamo contro il boss è il Duca. Ok. Dovrebbe essere abbastanza facile. Ciao Duca, addio Duca. Questo è un range up, quindi questo lo prendiamo qua. E andiamo a comprare Diplopia perché abbiamo un macello di soldi. Andiamo a finire di esplorare anche il posto. Abbiamo. Ok, sono stati teletrasportati. Stavo dicendo abbiamo due crawl space. Quindi andiamo di qua. Qua cosa c'è? Ah, c'è questo. Non trovo presto forse. Quindi compriamo Diplopia. Andiamo giù di qua. Usiamo Diplopia qua, ma adesso non posso prenderlo. E non volo. Non posso prenderlo. Perché qua no, qua, questo non è in un'altra prospettiva. Mi fate prendere questo? No, non posso prenderlo. Mi ho scoperto una meccanica nuova. Ok, torniamo indietro a prenderci il libro. Ah sì, abbiamo due crosspace allora. O tiriamo ad essere teletrasportati. Scusate, uno è qui. No. Possiamo ricaricare questo. È qua il crosspace, ok. Vabbè, comunque siamo a posto, andiamo giù. Avevamo possibilità di fare 1, 2, 3, 4 cose, ma lasciamo stare. Andiamo avanti così. Vediamo se troviamo qualcosa più avanti. Distruggiamo questo. Ancora un sacco di soldi, wow. Ok, e sicuramente adesso dovremo cercare di andare a Mega Satana perché l'altra ce l'abbiamo già. Stiamo guadagnando un macello di soldi. Peperoni, peperoni siamo. Ci
c'è Ghost Baby. No, Lee Hunt. Andiamo qua a destra, vediamo un po' cosa troviamo qua allora. Perfetto, altre chiavi. Infested. Facciamo tutto. Un reparto demolizioni con tutta la roba che stiamo distruggendo. Qua c'è il negozio contiene roba bella. E contiene blue map, un altro cuore spirituale e la carta che è la carta del 2 di cuori. Teniamocela, potrebbe essere utile più avanti. Qui abbiamo la seconda stanza segreta. Abbiamo la possibilità di entrare gratis nella prima, stavo vedendo anche. Questo è Lazy Worm, me le fa diventare lentissime le lacrime. Meglio di no. Di là c'è il negozio, scusate, il boss. Qui c'è una roba interessante. Get me now? Anche no. Dead Cat! Ciao! Ti stiamo trovando un po' spesso ultimamente, no? Lo prendiamo, sì. Ultimamente non ci ha portato proprio tantissima fortuna, però cioè, è un po' brutto rinunciarci. Il gattuccio. Ok, andiamo contro il boss che è Little Horn. Niente mostro! Bravo. Vai dove ci sono le tue bombe. Bravo. Bravissimo Little Horn. Praticamente sei un genio. E andiamo di qua dove troviamo... Demon Baby. Carta di giustizia. Andiamo giù. Ok, abbiamo un precedente di patto col diavolo, catacombe XL. Qui abbiamo una stanza segreta che contiene nulla di che. L'altra stanza è di là. Judgment. Cuoricino per noi. Au. Andiamo giù di qua. Siamo abbastanza tranquilli. Belalia è pronto. Due di cuore non lo possiamo usare proprio per niente per adesso, ma perché non abbiamo HP. Attenzione a non prendere danno inutile, che forse è la cosa peggiore che posso fare in questo momento. Oh, bene bene bene. Vediamo di continuare ad andare da questa parte allora. Ah, bene bene bene. Di qua c'è già il boss, quindi andiamo a cercare la stanza dorata. Le stanze dorate. Siamo in piano XL. Piano XL effettivamente danno una mano incredibile. Sono quasi morto in questa stanza. Ok. Ho perso due cuori e mezzo all'interno di questo piano, tipo. Per fortuna che abbiamo Dead Cat. Ok, continuiamo ad andare su. Andiamo di qua? No. Mm,
Andiamo verso la seconda stanza segreta. Ok, la seconda stanza segreta ce l'abbiamo. Abbiamo la prima stanza dorata. Perfetto. Questo muore qua e questo lo uccidiamo qua. Proviamo. Questo non è che ci porta tantissima fortuna, ma ci proviamo lo stesso. Andiamo contro il grid adesso? Bisogno di una chiave in più. La mappa? Two of clubs sono più bombe. Non c'è una cosa in vendita, no? Infested. Ok, come siamo messi? Dobbiamo trovare la seconda stanza segreta. Abbiamo bisogno di una bomba. Di una chiave, scusate. Abbiamo il doppio... Come si chiama? Il doppio... Aria Wizard. Col cappello del ciucco. Del ciuccio. Andiamo di qua. Dobbiamo trovare ancora la stanza dorata, che adesso che abbiamo la mappa dovrebbe essere un po' più facile. Tiriamoci Evil Up. Grazie e addio. Continuiamo ad entrarci. Qua sarebbe bellissimo andare, però non ho. Prima volta tra l'altro che vedo quel tipo di stanza. Aia. Aia aia aia. Vedete cosa ci vorrebbe adesso? Brimstone. Abbiamo il bug del Game Boy. Andiamo ad affrontare i doppi boss. La run non è che mi piace proprio tantissimo in questo momento. Quindi proviamo a vedere se c'è qualcosa qua. Steven può anche andare abbastanza bene. Sono comunque due in più di danno, quindi il nostro danno non è scarsissimo, anzi. È una run molto strana però per gli oggetti che abbiamo. Ultimamente il glitch mi sembra che lo stia trovando tantissimo. C'è una pillola, che cos'è questa pillola? Telepill. Adesso devo tornare indietro a prendermi quello. No, lasciamo stare. Vedrete che sarà esattamente la cosa che mi serviva per vincere. Ok, andiamo ad affrontare i doppi boss. Che bello, c'ho una testa, gli occhi strambi, un fratello, sono strambissimo personaggio. Andiamo contro Pip, sono tentato di usarlo qua. Au. Il libro. Siamo giocati patti col diavolo. Siamo quasi giocati la vita. Sto dicendo, volevo usarlo adesso Belalial, però forse non è ancora il caso. Nel caso di usarlo nel prossimo combattimento. Cacchio. Cioè, un po' fastidioso Pip, eh? Giusto un po'. Il pillolone di caffeina mi fa diventare più piccolo. Mi dà la pillola che è un Aiken Seed Forever. Che è inutile. E qua ci troviamo un boss più facile, quindi forse era meglio usarle prima. Ma va bene lo stesso. Tra l'altro i nostri colpi passano attraverso le cose adesso. Forse è la cosa più bella di tutte che ci può dare. Almeno un HP in più ce l'abbiamo. E andiamo giù con un cuore e mezzo. Con 7 d'attacco, però... Dunk Depth, ok. Abbiamo tutte e due le mappe tra l'altro, quindi dovremmo essere tranquilli con la velocità di gioco. Allora, se le stanze sono là sopra, prevedo che il resto sarà qua sotto. Spero. Almeno la stanza dorata spero sia qua sotto.
Adesso ci mancano chiavi. No. Ok, stanza volata è qua. Tocca sparare in diagonale questa cosa. Non riesco a beccarlo. Tocca sparare andando in giù, tipo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Alleluia. Mi sono fatto beccare mentre stava morendo. Datemi una chiave. Continuiamo ad andare su allora. Eccola qua la chiave. Ok, vediamo l'ora di entrare qua dentro. Di 20. Insomma, facciamo stare. Belalial sta funzionando. Cioè, da quando l'hanno cambiato ancora, Belalial sta funzionando ancora peggio, purtroppo. Che prima, la cosa che garantiva i patti col diavolo mi piaceva un sacco. Adesso è un più 10%, qualcosa del genere. Che decisamente non è granché, eh. Che, però la cosa bella appunto è che andava a compensare il fatto che Giuda c'ha uno di energia. Secondo me è abbastanza interessante come cosa. Però adesso l'hanno reso molto più difficile giocare Giuda. Bisogna, la possibilità di patti col diavolo ce l'alziamo distruggendo i nemici qua. Abbiamo bisogno di un'altra chiave per andare al negozio. Qua c'è il boss. Ci mettiamo un cuore spirituale, uno solo. Abbiamo 44 soldi che non possiamo spendere. Prendiamo i pochi gentilmente prima. Qua dovrei avvicinarli uno all'altro, ma non c'ho voglia. Tanto ho 17 bombe, quindi anche se non ne uso una va bene lo stesso. Ok, e andiamo allora. Con 60 monete andiamo nel negozio. Dobbiamo ancora trovare qualcosa per andare contro. Ci compriamo un'altra chiave. Compriamo questa anche, che è la carta della luna, che non mi serve un cacchio. Andiamo contro il boss e non abbiamo ancora le caratteristiche per andare contro Mega Satana, quindi vediamo un po' se troviamo qualcos'altro. Mi è beccato giusto quando stavo passando, maledetto. Ora una bella vittoria, perché ultimamente questo gioco non mi sta dando grandi soddisfazioni. Sto sbagliando tanto, ma sta dandomi anche grosse sfighe. Non so se avete notato nell'ultima run. Cioè, a chi piace fare statistiche potrà vedere cosa sta succedendo nelle ultime 10 run. Almeno dalla run 100, che non ci capita qualcosa di decente. Credo ce ne sia capitata una facile. Poi il resto sono tutte state o errori miei o minchiate varie che sono successe. Queste sono due chiavi in più, niente patto col diavolo nonostante avessi una bella percentuale. 100%. Ok, vediamo di non sprecarla. Forchetta a fanbrodo. Di nuovo sta stanza inutile. Col popcorn da uccidere qua. Possiamo risparmiare una bomba usando la carta della questa. Porta una stanza più in qua. Tanto le trovo qua dentro. Adesso possiamo andare nella stanza di sacrificio, che contiene due oggetti di gappi. No. Ok.
un oggetto di viaggio. Teniamo Belalial o teniamo questo? Teniamo questo. Lasciamo Belalial. E questo almeno lo possiamo usare ogni istante. Belalial lo uso solo contro i boss. E vediamo adesso di non prendere danno e vedere se questa scelta che ho fatto è decente come cosa. Sì, Belalial è finito con più 3 al danno, però abbiamo già 7 di danno, quindi. E in più le mosche faranno danno altrettanto, quindi deve essere abbastanza buona come idea. Danza con la doppia chiave. Adesso trovo tipo il... Cosa trovo qua? Sì! Rifacciamo il piano. Cosa vuol dire questo? Che io ho il... Che se adesso io torno qua dentro... In teoria dovrei prendere un'altra testa di Guppy e dovrei diventare Guppy. Possiamo sperimentare questa cosa. Questo è un altro range up. Qua, questa stanza è diversa. E qua dentro cosa c'è? È diversa anche questa, ok. Quindi cambia anche questo. Potevo usare la stanza per rifare il piano e prendere 2 oggetti eventualmente. Ma va bene lo stesso, dai. Interessa poco. Abbiamo capito un'altra cosuccia in più di, in questo caso di, della stanza numero 5, che funziona come forget me now praticamente. Quindi so adesso che c'è la stanza di nuovo. In teoria c'è un'altra stanza con il, in teoria dovrebbe esserci un'altra stanza col numero qua. Giusto? Ah no, c'è un arcade. Arcade che mi conviene fare, Arcade che mi conviene fare perché è un macello di soldi, tanto non posso spenderli al momento, quindi, cioè, prima andiamo a vedere il negozio e poi vediamo di tornare indietro eventualmente e guadagnarci un po' di robe. Se ne muore così. Stiamo trovando un macello di questo. Qua, questa è una stanza del sacrificio? No. Ok. Grazie per questa. Au. Un'altra chiave, andiamo su di qua. Ok, buttiamola. Il cancro mi farebbe sparare più velocemente. Decori spirituali tipo? Da sparare a 8. Mi dai più niente? Ah, ecco. Uno me l'ha dato. Ok.
c'è il boss. Speriamo più velocemente ed è una cosa buona, molto buona. Andiamo a trovare ancora la stanza dorata, tra l'altro. E anche il negozio. Quindi sono queste due. Sono queste due. Ho la chiave dorata, quindi non costa niente entrarci. E qui troviamo Judas Shadow. Quindi potremmo morire. Però dobbiamo morire 9 volte se vogliamo diventare l'ombra di Giuda. Quindi lasciamo stare. E qua andiamo contro Grid. Che ci darà i soldi. Abbiamo 6 di fortuna. Lo vediamo adesso. Però ovviamente con abbiamo 6 di fortuna e non abbiamo... E non abbiamo nessun tier effect che può giovare da questa cosa. Quindi ok. Grazie. Sei molto gentile. E tu non mi hai neanche dato l'oggetto. Wow. Push pin dovrebbe tipo funzionare sempre adesso. No. Ok, va bene. Abbiamo 6 di fortuna, ma per modo di dire, praticamente. Andiamo a vedere di fare sto combattimento contro mamma. Mamma rossa, almeno su questo siamo un po' fortunati. Mamma rossa è un po' più facile. Fatica. Ok, prendiamo questo, prendiamo questo, andiamo di qua c'è Brimstone, 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 The Nail. Fua, fua, fua. E questo magari è un oggetto di cappi. Arg. Ok. Questo piano è un Scarlet Bomb XL. Il boss potrebbe essere là sotto anche. No, i boss devono essere due di seguito, quindi sono... Sono qua a destra. Ma potrebbero essere anche là sotto, in effetti. Quindi sapete cosa facciamo? Andiamo su di qua, per prima cosa. Maledetti. Niente, questa anche oggi sta girando abbastanza male, mi sembra. Sì, sta girando molto male, sta girando sempre peggio, la cosa non mi piace per niente. Ok, allora proviamo prima a vedere se sono di qua, anche se ne dubito. Basta, prendo il danno a caso, uffa. Sono qua, quindi... Ma... Ah, eccoli là dove sono. Abbiamo Ansuz, quindi lo vediamo adesso. Il giro più breve è giù... No, è di qua prima. Grazie.
vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa con questi. Ok, non mi ha preso però. Meno quella. Comunque sto piano qua sto prendendo tanto di quel danno che... infatti. Sono a un cuore. Sto cavando molto molto male. Andarti qua. Date un posto decente, gentilmente. La maledizione di Ace in questo momento sto vivendo. Curse of the Ace. Flop. Questo me ne fa sparare lontanissimo, ma anche no. Abbiamo perso una vita. Sto proprio. Sto cominciando ad arrabbiarmi adesso, sappiatelo. Perché le cose. Vabbè, devo. Cioè, arrabbiarmi prima di dire ovviamente. Queste cose stanno succedendo da troppe run ed è l'ora di finirla. Ed è l'ora di finiamola. Sa che diventiamo Giuda Shadow se continuiamo così. Sa che diventiamo Giuda Shadow se continuiamo così. Ok, affrontiamo il primo dei boss. Blastocisto. Se avevamo Belalia cambiava molto poco, comunque, quindi... Ok, Blastocisto con una fatica enorme, ma ce la facciamo. Lì ci dà Giro Twist, che è un po' più di danno. E andiamo da Eclipse. I laser sono andati via almeno. Sono quasi stato ucciso da quelli, non so se avete visto. Ragazzi, no, mettetevela via. Staranno un no. Staranno è un no. Almeno so gli oggetti da evitare. Cioè, adesso non prenderò mai più il cappello del ciucco perché si sta rovinando la run in una maniera incredibile. Non riesco neanche a uccidere i Clips. Siamo a 31 minuti.
Ok, siamo Dark Judas. Abbiamo 11 d'attacco adesso. Non abbiamo neanche il doppio d'attacco. Il cuore se n'è andato. Addio! Vabbè, questa run era un no, era destinata ad essere un no, ed è un no fino in fondo, ma fa parte della nostra avventura qua su The Binding of Isaac Afterbirth. Ci saranno run migliori, peggio di così non credo potesse andare, cioè peggio di così è tipo morire alla prima stanza. Vabbè, ci vediamo domani, io sono Ace the Brave, namaste and be brave!